Mi scusi, dottor Cooper. Sono Ramona Novitsky. Ero nel pubblico ieri. Lei è semplicemente brillante. Sì, è l'opinione più diffusa. Ah, ora sto per vomitare io. Howard Wolowitz, Dipartimento di Ingegneria, coprogettista del sistema di smaltimento rifiuti della Stazione Spaziale Internazionale. Schifo. Cambierebbe il modo di concepire l'universo fisico. Sai, anche il sistema di smaltimento dei rifiuti liquidi Pishkin Wolowitz sta raccogliendo parecchi consensi. Ripeto, schifo. Touché. Buongiorno. Oh, ciao Leslie. Sheldon, vedo che stai sistemando i tuoi articoli per il Museo Smithsonian dell'imbecillità. Non c'è spazio, è tutto occupato dalla mostra permanente di Leslie Winkle. Oh, bella risposta. Vedo che hai preso una specializzanda a combattere al tuo posto. Spera che non vomiti anche lei. Il dottor Cooper è sul punto di fare una scoperta. Se hai intenzione di rimanere, devi essere rispettosa e stare zitta. Aspettami. Ce l'ho fatta! Ho riconciliato il paradosso della perdita di informazioni in un buco nero con la mia teoria dei condensati in una rete di stringhe! È incredibile! È una vera rivoluzione! Non ce l'avrei mai fatta senza di te! Oh, la prego, le ho solo dato un po' di incoraggiamento! Oh, tu hai fatto molto di più! Mi hai aiutato a ricavare la massa di tutti i fermioni e hai passato la pietra pomice sul mio callo! Come potrò mai ripagarti? Beh, non so, magari potrebbe chiamarlo teorema di Cooper-Novitsky. Ah, chi è Novitsky? Sono io, Novitsky. Oh, vuoi condividerne il merito? Uh-huh. Vattene fuori di qui! Ricorderete la dottoressa Nowitzki? È tornata alla Caltech per un post-dottorato. Salve. Buongiorno. Salve. Oh, ti prendo una sedia. Oh, grazie. La dottoressa Nowitzki mi deve raccontare del lavoro che ha fatto al CERN e inoltre mi ha portato dal duty free questo Toblerone. Oh, mi piace tanto. Andiamo da un'altra parte. Cos'è successo? Ti tieni occupato, non ti senti solo? Niente affatto, la sera sono uscito con Leonard e Raji. Dopodiché, oh, dimenticavo, ho pranzato con Nowitzki. Lo conosco? No, la dottoressa Nowitzki è una donna. Davvero? E quando l'hai conosciuta? Molti anni fa, quando era ancora una studentessa. Sai, lei è sempre stata una grande fan del mio lavoro. Ora è ricercatrice alla Caltech. Grande fan, dici? Sì, credo che ti piacerebbe. È estremamente intelligente, proprio come te. Solo che a differenza di te è alta, bionda ed è stata olimpionica di nuoto. È fantastico, ti richiamo subito. Dottoressa Nowitzki, piacere di vederla. Il piacere è mio. Posso unirmi a lei? No. È stato un piacere. Scusate se interrompo la festa, ma mi ha detto che sono stanco e che devo andare a letto. È stato un piacere vedervi. Grazie della cena. Di niente. Ma prego. Amen.
Mi accompagna alla macchina? Certamente. Veniamo tutti. Sì. Grazie. Figurati, mi piace passare del tempo con te. E a me con te. Domanda, sei alla ricerca di una relazione romantica con me? E se lo fossi? Ecco, sorgerebbe un certo numero di problemi. Siamo colleghi. Io ho una relazione con... Scusami un momento. Amy? 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 Amy, vuoi sposarmi? Che bello! Ehi, 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 gli occhi sono sopra. È quella la donna che ha baciato Sheldon? Potrebbe, chi lo sa, ma com'era Princeton? Scusatemi un minuto. Sì, sì, ci racconti dopo. Questa sarà la rissa più spaventosa da quando mia zia Nopur si presentò alla riunione di famiglia con lo stesso sari di mia cugina Shruti! Dottoressa No Whiskey. Oh... Dottoressa Fowler, salve. Grazie, grazie tante.